Vabbè. Facciamo una puntata speciale dove giochi tu e io guardo. Una bellissima idea. No? Ho detto una bellissima idea, ma non oggi. Perché non possiamo fare una puntata speciale? Ma perché no? Allora ti spiego, non mi ricordo i tasti, capito? Madonna, io sto giocando a The Ring, però così, perché la telecamera? Fai bene. Rola. Ma che cazzo serve questo tasto in tu devi sapere, io sto non mi ricordo niente. Ma quello non serve un cazzo. Lo posso staccare, tanto non serve a niente. Comunque il mio problema... Madonna! Il mio problema numero uno è Oblivion, perché si salta col triangolo. Sì, qua non si salta, quindi il suo problema è... Bentornati ormai, su Relax. Ormai sappiate che pure From ha deciso che si può saltare, ma Baldo... No. Senti un attimo, che dobbiamo fare? Non ho memoria di questo. Però lo scudo di legno mi sa che è Perry. Non ho memoria di questo posto. Si fa il Perry, insomma. La polvere di rinnovamento, giusto? Nascosto da qualche parte a roccia. Ragazzi, mi passate per favore gli occhiali, sono sulle scale. La vecchiaia. Lui e i gufi guardiani sconfiggere una volta per tutto è Naroko. Io, ma ci potete spegnere grazie un attimo quelle cazzo di luci là dietro, che io vedo solo quelle. Quelle devi staccare. Allora, che è la polvere di rinnovamento, quindi deve polvere per creare un bocciolo d'essere bristizzo. La polvere per creare un bocciolo di ferepore. Avvizzitone poi. In questo modo che devo fare? Madonna che fastidio, mi devo mettere in culo questa mano. Odessa, tettona, vieni qua. Salve, benvenuto all'erboristeria di Odessa. In giro, andi dal mulino di Ursula. Ok, andiamo da Ursula. Sai dov'è? Oh raga, è più navigabile la mappa di Elden Ring. Cioè, veramente, ogni aspetto di Elden Ring è più user friendly di Baldo. Ed è un gioco From. Salutiamo anche la fregna della mamma di Rivoli. Guarda, c'hanno la mamma carrettiera tutti quanti, eh. Ok, sto viaggiando. Bosco dei Bobbo. Dov'è Ursula? Mulino di Ursula. C'è scritto da qualche parte? Prigione, tempio, Maneco. Maneco? Era Maneco? No, Maneco è la... quella con i gatti. Era vicino Maneco? Ursula! Quindi devi andare al Bosco Incantato. Poi devi fare... Devo girare a sinistra, indicativamente. Non funziona così la mappa. Tutto chiaro. Ma voi avete capito come funziona la mappa finalmente? Sì. Solo che non ve lo dico. Ok. Rocco, se hai capito qualcosa tu lo devi dire, il dovere morale... Che ci sta qua la campana, devo andare dall'altra parte, vado qui, non c'è un cazzo. Forse qui però posso andare, c'è uno stronzo proprio qui. Ultimamente mi fa non è felice di fare l'altro. Ultimamente? Non lo vedo così. No, ma è una tua impressione. In realtà sai che sta giocando Elden Ring, adesso vuole solo quel tipo di avventura così stimolante. Ci sono muri dappertutto, non posso uscire una Signori, bentornati. Tu non devi cantare, perché quando canti... Allora, mo vi spiego come funziona la mente umana. Quando tu improvvisi una canzone, metti in metrica le cose di cui sei veramente... le cose che sei abituato a dire, no? Che dici molto spesso. Quindi a lui, ogni tre parole in metrica, cerca di piazzarci un porco... Porco qua, porco... Guarda, ormai... Anche perché è molto facile chiudere le frasi con un bel porco... Perché sono... Perché c'è... Sono tre sillabe. Napo. Ma questa l'avevamo già fatta. Ma l'avevamo già fatto, sì. Ma no, tu... Esco da qui. Tempio dei Bobbo. Porca di quella... Questo è quello che abbiamo fatto. Secondo me, Camurria qua è chiuso. Io Camurria vasa. Faccio così, canzone del vento. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Prendo di qua. Vado di qua.
Vado nella valle di Solino, mi faccio tutta la sola della valle e vado a... Lo so dove sto. Chiaro. So dove sto. Devo camminare. Perry si va con... No. Sì, 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 sì. È questa la strada. No, no. Sì, sì. Oh. Questa sì che è un'ottima strada. Ah, futtatilla. C'è Ursula qua, vero? Io... Ah. Muori, madonna, ma sei... Sei un cane da tartufi, ma senza tartufi e senza cane. Sono un cane e basta. Nicola, ormai ti viene il codice. È totalmente dentro. La strega Maneco. Però non era Ursula questa. Dio, a te serve Ursula. Aiuta, vero? C'è la scritta in mulino di Ursula da questa parte. Forse è questo. Posso andare per lì. Scusa, quale sarebbe il mulino di qua? Sarà questo, sarà. Scusa, a me quel cartello diceva mulino di Ursula. Sì, ma siccome... Vediamo se è questo. Perché secondo me... Sì, dai, c'è... È sicuramente questo il mulino di Ursula. Torna durante il giorno. Tua è la mamma puttana. Ma veramente? Ma non cambierà mai. Questa cosa non cambierà mai. E muori! Come l'abbiamo cambiato l'altra volta il percorso? C'è la cosa del giorno e la notte, ma non è ancora attivo. Oddio, buggate il gioco. No. Secondo questa cosa. No, 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 aspetta, Ursula no, ci può accedere da Ursula. Chi l'ha detto? Non lo so, ma vediamo. Vabbè, continua da questa parte, magari trovi il mulino di Ursula. Perché il mulino sarà vicino all'acqua, un corso d'acqua, no? Perché non è un mulino a vento, è un mulino. Ah, io so cosa bisogna fare, me ne ero scordato. Dillo, Ro, dillo, dillo. Tu no. Ah, io l'ho detto, non sono stato calcolato l'altra volta, quindi mi sono offeso. Cioè, non è che adesso torniamo da quella bambina con i capelli rossi. Che scamma. No, non ci voglio andare, non è quello che farei io. Che fare? Vabbè, però ormai, cioè, sotto sotto sai che ci devi andare. Ma tanto anche se ci vai, non sai cosa fare. Frai, ma con la mia mano esattamente, che vuoi fare? Ti sta dicendo, per favore, prima la palla che sta là sotto, sono scemo, che cazzo, sono scemo. Dov'è la palla, Frai? Trova la palla. Trova la palla. Dov'è la guida di Baldo? Trova la guida. Frai. No, è quello, Ursula. Oddio. E mo? Beh, sì. Dobbiamo aspettare che faccia giorno. Non si aspetta qua, è uno shift che bisogna fare. Oppure bisogna andare dal castello. Mi sa che ci tocca. Ci tocca andare al castello e parlare con la bambina con i capelli rossi. Ah, ma tanto non ti tratta di bene. Anche io vi posso mandare al castello, ma... Prova a entrare dalla porta d'ingresso. Prova a entrare dalla porta d'ingresso. Magari si bug. Ha chiuso, sta scritto. Porca puttana. Ma poi perché devo tornare durante il giorno? Madonna. Arrenditi al potere. Guarda quanto è grossa la mappa, guarda quanto poco ne abbiamo scoperto, sono 19 ore che giochiamo, che gioca. Ora io sono il tuo padre. Devo attivare il giorno e la notte, devo attivare il giorno e la notte. È Rodia? Che devo andare da amica mia, che non è tanto amica, perché in quanto... Ma scusa un attimo, ma quella rompicoglioni là, perché dovrebbe darti la possibilità di attivare il giorno e la notte? Vabbè, che cazzo di domande mi faccio? Ma... Sto sempre parlando di Baldo, Sì, sì, no, ma c'hai ragione. Se porta a quello, so che bisogna andare lì. Questo è come Sekiro, uccidi la monaca corrotta, ti dà il coso dei mercanti. Però questa cosa è sbagliata, ragazzi. Sì, vabbè, ma guarda, è molto simile a Elden Ring. Tu devi parlare a caso con i personaggi dopo un tot di ore e loro ti diranno cose nuove. Perché tu nel frattempo hai trovato un oggetto, ma non ti ricorderai mai. Puttana di merda, vieni qua, parla. No, questa mostra ferma. Mai parlare con gli NPC davanti alla porta. Ma allora che devo fare? Vuoi un altro aiuto? No, allora, non lo voglio un aiuto. Allora, però è dall'inizio che in questo cazzo di castello allora ci dicono che c'è una zona dove ci sono delle reliquie, delle puttane. È quella là dietro. Ma ci siamo mai andati? Direi di no. Sì, però ci siamo andati. Si ragiona nella maniera sbagliata. Cioè, te sei con una ragazza.
cioè di Cobaldo ragioni così. Dove ti porteresti la ragazza? Là dietro. Però più comodo. Sul letto. Quindi nelle sue stanze. Sì, ma non posso andare a casa della principessa e dire andiamo in camera tua, pazzo per un maniaco, cioè. Esatto, e quindi è quello che dovrei fare. Ma già l'ho fatto quella parte là. Non l'hai fatto meglio. Dovevi continuare a parlarci, l'hai liquidata. Infatti guarda come sta. C'è il tipico atteggiamento di chi ha ancora qualcosa da dire. C'è il tipico atteggiamento da stalker. Vado, sorprende sempre. Io non vivrei. Io di Don Paolo e in mano. Non vivrei mai in questo castello. Non voglio sentire. Vabbè, sta dicendo a Paolo, glielo sta dicendo nell'orecchia. Ma tu ti ricordi veramente dove stanno le stanze di sta rompicoglione? Perché? Che cavolo ne so! Ha detto perché, eh? Paolo ha detto perché. Rocco gli ha suggerito qualcosa all'orecchio e Paolo ha detto perché. Quindi credo che sia la cosa meno intuibile. Posso solo dire che Paolo è coerente con se stesso, non dico. Ah, perché fa sempre cacà lo stesso. Sì, però io mi domando e dico. Devo mettere a corrente almeno Paolo di quello. Sì, ma mi domando e dico: uno, come fa? Innanzitutto, come fa a ritrovare la stanza di questa? Perché è un'ora che giri e non l'abbiamo ancora trovata. Eccola qua, eccola qua. Quel vaso si muove da là, vedi? Vedi? Vedi quel vaso con la pietra sotto? No, no, proprio quello, vedi? Quello poggiato sul cubo. Quello si muove da lì. Questo vanno spostate, fratello. E dove vanno spostate? Dove vanno spostate? Questi vanno spostati. Ma perché? Questi vanno spostati. Perché si ricreano troppo velocemente, non so. Sì, sì, senza dubbio. Hanno un qualche tipo di. Loro ridono perché sanno. Sento trick. Mica devi spingerli dentro quei vasi? Spingo, non so io cosa devo spingere dentro. Dio, ti togli dal cazzo! Fra, madonna! Vabbè, sta a soffrire pure lui, poverino. Niente. Finisce, Baldwin. Abbiamo 19 ore, non abbiamo fatto un cazzo. Ma non vedo segni a terra, però. Allora, c'è un qualcosa da fare qua dentro, poco ma sicuro. Ma non è che devi tirarlo sul fuoco per spegnerlo? No, sono libri, mi hanno messi di solito dentro sopra qualche cosa. No, vi posso aiutare perché non ho visto la guida, quindi non so effettivamente cosa va fatto. Ok, allora il parere è ben accetto. Ah, non avevi un cazzo da dire? Ah, ok, si è offerto di aiutarci perché non ha visto la guida, poi è stato zitto. Tipico aiuto alla Baldo. Tipico aiuto alla Baldo, esatto. Proprio. No, allora, quelli vanno usati per forza, che si ricreano. Che tra l'altro c'ha la voce tipo di un adolescente quando. Non è più che altro la guida, cioè mi sembra strano che la guida ometteva come fare questa cosa. Sì, la cosa mi preoccupa. Vabbè, sì, quelli che ha scritto la guida a un certo punto si sarà rotto il cazzo, ha detto vabbè, ma non posso scrivere tutto, è talmente atroce che. Allora, ci sono quei simboli sui tappeti, ma. Provato in tutti i lati quando era spostato i vasi. È vero, no, però sono bloccati perché sono là dentro. Quelli secondo me vanno spostati dall'altro lato. Perché vanno spostati? Ma non c'è niente, cioè non ci sono simboli a terra. Prova ad andare nel seminterrato. Non li posso portare nel seminterrato. No, devi andare lì e fare qualcos'altro, perché è chiaro, giusto, no? No. Il seminterrato ti porta da un'altra parte. Io penso che taparsi qui. Ma che cazzo vuoi fare qua? Guarda le matonelle, vediti se c'è un simbolo, una cosa.
Dai fuoco al candelabro là con col mega coso del fuoco. Quale? Lì a sinistra. Beh, a parte, vedi, ce n'è uno sul camino. C'è un altro candelabro qui tutto quanto a sinistra. Là sopra. No. No, ma io ci sta la situazione, la soluzione c'è. Ma non è che sta qua dietro, ah, che cosa? Nel buio? Ah. Noi siamo mai andati nel sotterraneo con questa cosa che accende la roba? Perché forse là dentro possiamo mettere fuoco. Poi mette fuoco alla poltrona. Sarebbe pure brutto dai fuoco alle cose alla principessa nella sua stanza, però forse questa è una cosa nuova. No, vedi che sono shortcut. La guida era chiara di qua. Qui bisogna stare. C'era scritto sposta i vasi. Ma dove? Ma quali vasi? Questi sono vasi. Ma pure quegli altri. Questi sono vasi, tutti i vasi. Due. Io penso che quello sia un passaggio dietro quelle due giare. Certo. È chiaramente un passaggio, ma cosa bisogna fare però? Neanche se le spingi verso l'interno fortissimo. Ci ha provato prima. Prova con l'altra magari, questa non funziona perché magari. Una è l'entrata, l'altra è l'uscita. Esatto, prova l'altra. Ci ha provato. Rompendo quella che non si può rompere, quella che è andata in brutta. Ma è tutto indistruttibile qua dentro. Cioè non... Che poi scusami, uno come fa ad arrivare a questo? Come? In teoria questo, da quello che ho capito, andava fatto quando abbiamo proprio fatto la quest di Luna. Ma fatto in che modo? Cioè in che modo io entro in quella stanza? Preghiere. Cioè come faccio a capirlo? Cioè noi sappiamo che dobbiamo fare qualcosa e non abbiamo ancora capito cosa. Figura di entrare là e dire oh, però... Che vi ricordi quando questi guardi erano... Ostili. Scusa un attimo. Però non va bene così. Beh, però ti devi rendere conto che... Cioè, nel senso... Io sono Team Redes. No, dobbiamo continuare a crederci. La devi smettere. Io non ti dico niente. Sei un cheater. Non sono un cheater. È questo gioco che cheata. Fa perdere tempo e cheata. Non è mancanza di perseveranza la mia, eh. Non è che tenendo la torcia in mano, dove qua è buio, trovo tutto sto... Non proprio niente. Baldo il cazzo c'ha in mano la torcia. Baldo è odioso. È un bambino... No, a me serve una guida specifica, non mi serve vedere tutta la villa di... Non lo so. Lo sclero finale. C'è un gameplay col finale di Baldo, si chiama lo sclero finale. Secondo me è un povero Cristo che ci ha bestemmiato per anni. Lì, altre palle che rotola. Non lo voglio sentire, la devi smettere. Però guarda che siete fastidiosi, eh. Non lo voglio vedere. Che palle che rotola. È un gameplay di Baldo, ragazzi. Sono tutti uguali i gameplay di Baldo. C'è sempre qualcosa che ti uccide di sorpresa. Comunque non ho trovato niente sulla stanza di questo. No. Vabbè, ma è che è chiaro. Cioè, ti faccio leggere perché
per chi, perché a chi deve consegnare l'oggetto poi, perché poi... Veramente? Ok, Fra, c'è un piccolo problema di prospettiva. C'è un piccolo problema di prospettiva in quella stanza. Tanto che nessuno dei tre ha pensato di fare questa cosa. Nessuno dei quattro, anzi. Vai nella stanza di questa. Nessuno ha pensato neanche di, lontanamente di farlo. Mi sono perso. Volevo vedere, volevo arrivare un attimo qua per vedere se ci fosse qualche ragnatela. Ah, sì, probabile. No, ho fatto tutto. Però nella prima parte del gioco di ragnatele era proprio pieno, ma magari qua no, però la prima parte del gioco in generale era pieno di ragnatele che nascondevano cose, bloccavano passaggi. Chissà come hanno concepito tutte queste cattiverie. Una dietro l'altra, poi. Comunque, se è come, sta scritto lì... c'è un bel problema. No, ma sono bastardi dentro perché hanno messo quei due vasi. No, perché sono diversi, se ho capito quello che devo fare. No, no, non è, no. Non hai capito, veramente. Fidati, non hai capito. No, ma nessuno poteva capire. Nessuno... Sai, le abbiamo provate tutte, tranne quella, perché dici no, ma che la provi a fare? E invece... Dove cazzo è la stanza? Mi sono perso. Strano, perché è così lineare questa esplorazione. Dove sei? Oh no, ma quello è un vaso rosso? Io ormai su Elden Ring sono arrivato a un momento... No, qua volevo vedere un attimino se ci fosse qualcosa da bruciare. Ma no, se è un vaso rosso, direi che pure qua poi andrà fatto qualcosa prima o poi. Ma questo l'abbiamo già fatto. Oh, ok. Dicevo, sono arrivato a un momento che non mi ricordo più dove sono stato, dove no. Quindi mi sto rifacendo i dungeon due volte per poi metterci il segnalino. Ah, sono stato qua. È vero, sta cosa non ci ho pensato. Quando ti finisci una cosa metti il segnalino, no, perché io mi sono maledetto. C'ho tutta Sepolcride che l'ho girata tutta e non ho messo un segnalino. Okay. Non so dove stanno gli NPC che ho incontrato. Non so dove sono già stato. Non so un cazzo. È investito di segna. No. Ti segna solo i falò. Basta, devi mettere tu il segnalino. Infatti, grazie a Michele che mi ha detto: ah, mettici l'omino. Grazie, Michele. Fallo. Che è atroce, se no. Allora, ti devi mettere tra la credenza e il vaso. E devi spingere di così. Lì c'è scritto: cazzo, così. Tra la credenza e il vaso, nell'angolino. Non ci puoi entrare. Vai, prova di là se c'è un... Eccolo. Vai, dall'altro lato. Ma che cazzo stai a dire? Ci ho provato. Allora, quella guida che cazzo dice? Dice spingi il vaso blu lungo il muro. Blu. Il vaso blu è quello, no? Ma no, è sbagliato. Quello va a fare la parte della prima parte, credo. No. Spingi il vaso blu lungo il muro. Beh, in effetti sta bloccato dentro la porta, non si potrebbe smuovere. Il vaso blu lungo il muro. Scusa, Rocco, dammi una guida. Il vaso blu nella sua posizione lungo il muro. Ma nella stanza di Luna spingi... Ma questo l'abbiamo già fatto e si è aperta questa porta qui. Perché voi non vi ricordate un cazzo. Attraverso per trovare una stanza... quindi non è qua l'oggetto... No, mi dovete dire a che servono questi qua. Questi sono il problema. Sti cose qua sono il problema. Se c'è un problema qua dentro, raga, perché secondo me mi state a mandare fuori strada e mi sto girando i coglioni. E allora non è qua, raga, cioè... Basta, faccio quello che dico io. Poi siete incapaci anche di leggere le guide. Ma come, scusami, cosa fai? Non lo so, mi inventerò qualcosa come ho sempre fatto. Oh, ma sto LOL 2, ragazzi, l'avete visto? Quindi te ce l'hai l'oggetto reale antico. Tu hai un oggetto reale antico? Perché quello ti porta al villaggio dei gufi. Ma già siamo stati al villaggio dei gufi, oh! E a noi che cazzo ci... Ah, dobbiamo andare nella cripta che c'ha quel simbolo strano là. Ti ricordi?
Ma ci siamo già stati? Ma non mi ricordate un cazzo! Ma che cazzo di memoria c'avete, oh? Io non mi ricordo niente. Non è stato così difficile leggere una guida. Non ci vuole. Quindi che cazzo dobbiamo fare? Stemma della tribù dei ratti. C'è tutto a metà, un quarto di questo, un mezzo dell'altro. Noi che dobbiamo andare da Tero a riportargli questo. Tero è quello del cimitero? Sì. Sì, vai da quello che tanto è sempre la risposta a tutto. È la chiave. Lui è la risposta a tutto. Anche quando sembra che non ci sia motivo. No, ma ci siamo già tornati. Dovrebbe essere il riflesso dell'acqua o una forza magica che... È il riflesso dell'acqua. Cazzo. Grande Mako. Vai, oh, una nuova zona, raga, esploriamo. C'era il mosaico di un pesce. Oddio. Che stai facendo? No, non mi avrai morte. Grande Mako. Madonna! Madonna, non carte morì, false. Non morì. Carte false per non morire. Redez il re di vivo. Pi, 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 pi. Fa il rumore che fanno le scarpe sul pavimento di una palestra. Quando si gioca a basket. Cin, 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 cin. Dai, questo è facile. Poi l'altro vaso sta tipo in Cina. Ovvio. Capì, sempre. Devi pia danno per forza in questo gioco. C'è una blatta al piano di sopra, eh. Ma io me la ricordo sta cosa. Non ci siamo già stati in questo posto? No. Penso di sì, non lo so. Ma ricordatevi un po' per il punto di esercizio. I bruciatori li avevamo fatti. Sì, bruciatori sì. Non vi ricordate niente, siete una merda alle ore di memoria. Ma no, perché tu c'hai la memoria visiva. Perché tu segui il no, game. Raga, io ce l'ho la memoria, punto. No, perché questa tu... è la differenza. Che Baldo. Ma Baldo ha una struttura che io non riesco a ricordare. Vabbè, devi metterti. Ma oh, vaffanculo, ma pensavo che. Ma sei la Nemesis Pop, la giusta tutta. Non ci può mettere un masso, no, Baldo? Dobbiamo trovare pure i gufi di merda. Dobbiamo trovare. Cioè, la cosa bella è che sto gioco è pieno di zucche e vasi nei posti dove non servono a un cazzo. Qua che serve non c'è. Qua dai, passi nell'acqua. Pure io, ma tantissimo ci avevo creduto. Ma che cazzo, dove sta il gufo di merda, oh? Io pensavo che l'avessero messo qua, sai, dalla proprio bastarda maniera, ma... Invece quella parte... Devo buttarlo da qua sopra dove sta la blatta. E io come ci arrivo? Là? Cosa devi... Devi entrare là. Ecco, di qua. No? Tu sei arrivato da qua, eh? Ok, ho capito dove sono. Ah, sei sotto? Sì. A quel... al dungeon, quello che abbiamo fatto. Il gameplay fa. Ho capito dove sono. Ma come quello si arriva? Quello del cambio dei bobo. Ho capito dove sono. Ma che tritamento di coglioni, però. Calmi. No, no, io sto calmo perché so che tu ti ricordi, ma io non... Cioè, io avrei già droppato. Tu avresti droppato molti anni fa. Sì, sì, no, io ho droppato nel momento stesso in cui dico questo ci deve giocare Nicola. Quel giorno là io ho droppato. Fa sempre tu guarda come si ricorda. Si ricorda le cose. Io almeno mi ricordo le cose. Si ricorda le cose. Si ricorda i passaggi. Sicuro si ricordava che c'era un buco là dietro. Porca puttana. Tu devi giocare a poker e devi contare le carte. Mi piacerebbe. Non l'hai mai fatto? Non si conta blackjack. Anche a poker. È vietato, no? Vabbè, ma chi può impedirti di farlo? Una volta che capisci che sei sgravo a poker. Eh no, devi perdere qualche mano ogni tanto, però. Guarda,
Quando ma siamo andati avanti in questo gioco? Noi perché abbiamo detto non si può fare questa roba. Ma adesso sappiamo. Adesso non si può fare lo stesso. Però so più o meno cosa devo cercare. Almeno una cosa. Vabbè, tanti sti cazzi. Muoio. So cosa devo cercare. Questa è la parte sopra. Esatto. Latta. Comunque è bello che tutti i nemici fanno lo stesso rumore, è incredibile. Sound design pazzesco. Fischiano tutti i nemici, dalla blatta fino al cerbiatto. Sì. Allora, vedi, noi stavamo là sotto prima. Adesso devo trovare il corrispondente da quell'altro lato. È complicato. È veramente complesso. E credo che il corrispondente sia. Però, qua. Sai che mi sembra che tu stai andando avanti con. Non mi devi rompere i coglioni. No, ma questa è un'assunzione personale. Cioè, io credo che da questo sia la porta. Sì, da qua. Possiamo... Ma come si apre qua? Ah, io non lo so. Però te quando sei sceso, secondo me stai andando avanti. Cioè, quando sei venuto da Rodia. Stavo andando avanti. Ma di che cazzo stai parlando, Rocco? Quando sei sceso, hai fatto il passaggino? Hai presente che hai usato quello shortcut che poi ti ha portato nella nuova area? Non lo so, non so di che stia parlando. Ti ignorerò. Semplicemente. In alto a sinistra, amico, dove sapevo? No, non so come si fa, non so che cazzo devo fare. Andare in alto a sinistra. Oh, qua vai, no, qua esci. Ah, secondo me questo peso qui starà al piano di sopra. Ok. Qua torni di là. No, il dobbiamo risolvere questo enigma. Questo qui è quello che ci fa sbloccare quella parte là. Il problema è che Baldo ti fa sentire sempre inadeguato. Nel senso, questo enigma no, forse non posso. Non ho quello che mi serve, non ho il trinciapolli di Arbernan. Non ho queste cose, non... Attenzione. Vabbè, questo l'ho già fatto, non è un problema. Ma se tu potessi, diciamo così, riniziare Baldo da zero. No, dico, se tu potessi riniziare Baldo da zero. No, ripeti. Ti ricorderesti cosa hai fatto? Cioè, tipo, ti potresti fare una run di 2 ore o finisci tutto? Perché ho un'idea per una live bellissima. Per notare l'inclinazione della testa di Nicola a questa proposta, eh? No, sta cercando. È come i cani, sta cercando di capire cosa succede nel gioco. No, io devo andare a sta parte qua, ok? E per andare a sta parte qua devo aprire sta porta qua. Devi togliere quella catena. Però ti serve il trinciapollo di Arbernan. Non lo so che mi serve. Qualcosa per spezzare la catena. Ormai non esiste neanche più il game over. Prima te lo facevano il game over. Come fa? È una brutta frase da dire, però è troppo bello vederlo morire. Sì, è perché è talmente secco. No, il bando proprio, non è perché. Ormai siamo in osmosi con questa sofferenza, però. In osmosi. Raga, però porco due. Non lo so. Non si capisce proprio che cazzo si debba fare là. Capito? È proprio qua che non si capisce che debba fare. Vabbè, ragioniamo un attimino su. Allora, in perché, quella stanza. Perché non si può fare io niente. Ho capito quello che devo fare qua, ok? Però non so qua, a meno che non si debba raggiungere prima questo posto qua giù per sbloccare la mamma puttana in qualche modo. Ma come ci arriviamo? Guarda che qua ci siamo stati un'ora l'altra volta. Abbiamo combattuto un'ora qua. Io non so se facendo così abbasso tutte le acque di Rodia oppure no.
Allora, hai abbassato l'acqua. Qua ci sta l'acqua. Questo è il passaggio che ti dicevo, scendi giù. Ma ci siamo andati prima. Non ce n'è stato. Ma secondo me è quasi, si fa. Cosa ci si fa? Si va avanti? Ci si fa qua. Sai qualcosa che io non so? No. È un no col punto interrogativo quello che hai fatto. Io non so niente. Ma qua rimane. Questo qua, io sono abbastanza sicuro che da qua deve. Aspetta, però in basso a sinistra non ci sarà l'acqua? In basso a sinistra? Sì, sì. Oh! Quindi era come. Non ascoltare Rocco. No, era quello che avrei dovuto togliere l'acqua, però Rocco. Sì. E per quello poi ci sono tornato. Stavo arrivando. Sì. Hai visto dove sto? Sì, forse sì, di sì. Mo stai sotto a. Mo la Madonna, però. Così. Allora, quello. C'è un piccolo enigma. Allora, questo stava qua. Ah, i pescetti. Questo stava così. Dove l'hai vista sta cosa? Sopra. Te la ricordi? Sì. Ma è possibile. Come cazzo te lo sei di ricordare? Come adesso mi spieghi come hai fatto? Come hai fatto a ricordarti sta cosa? È perché sapevo che serviva e quindi me lo sono memorizzato il pesce. Beh, da te che fai queste cose col pesce, io non ci riesco. Ho capito, ah, vabbè, l'ho risolto. Posso. Ma io voglio. Oh, ma ve l'ho detto lì all'inizio dei due gameplay fa come stava fatto quel coso che doveva servire. Vedi perché te già ti ballo e non noi. Cioè io ti giuro non sarei riuscito a fare nulla di tutto questo. Ma vi ricordate che io ho detto guarda questo è importantissimo perché se. Ma no, perché leggo il codice, mica perché sono bravo, semplicemente perché fanno degli errori di merda gli sviluppatori. Io non mi voglio di nulla. Io non mi ricordo. Oh, vi ricordo. La scena me la ricordo, ma io non io vi ricordate che vi ho detto queste le piante si tolgono, si cancellano e quindi quella roba è fondamentale. Sì, me lo ricordo, ma io non mi capacito come dire la combinazione cioè. Oh, ragazzi, qua, voi che guardate 600 volte. Voi che guardate i gameplay di Baldo, state guardando. Ma come fa? Io non ne manco. Per me quella è una puttanata per terra, perché il gioco è pieno di puttanate sui muri e non posso stare a ricordarmi ogni puttanata che vedo. Ah. Perché hai scelto di ricordarti proprio quella puttanata specifica là tu? Perché? Comunque non è. Si sono cagato sotto. Baldo mi fa sentire così stupido. Mamma mia. Oh raga, voi di questi gameplay vedete il 2% perché il 98% è nella testa di Nicola, non lo potete vedere. Cioè c'è qualcosa che a 10.000 mi piace l'angatto nella testa di Nicola. Ma magari si potesse. Ma che siamo arrivati. Oh mamma, io ormai ho capito più o meno, mi dispiace solo che abbia un sacco di problemi a livello di logistica interna questo gioco. Guarda che appesantimento di Waller che è. Ma questo dura un metro sta cosa. No, non morì che poi ti devi fare tutta strada. Ma pazzo, mangia. No, mi piace la sfida. Una sfiga ti piace. Chissà se c'è quello uno shortcut. Bella, oh, bravissimo. No. Raga. Con penetrello. Secondo me gli sviluppatori avevano pensato adesso devono rifare la strada al contrario. Non sia mai che si divertano. È una cattiveria, sarebbe stata una cattiveria. No. Sì. Che fine mo che scusa. No, più di una cattiveria. Sono aguzzini, non so sviluppatori. Sono pericolosi maniaci. Chissà se 48 minuti per. Madonna ragazzi, 48 minuti per fare una stronza. Cosa? Vabbè. No, mangia perché questa è una situazione in cui. Comunque sta musica è qualcosa di. Non so se gli sviluppatori continuano a seguire il gioco con noi oppure si sono scocciati. Ma io non penso che gli sviluppatori stiano guardando questi gameplay, se devo essere onesto. Cosa ti ha fatto danno? Ogni tanto l'esplosione mi fa danno, ogni tanto no, questo è un buon interrogativo. Vabbè, una percentuale di. C'è un boss? Che bella nebbia. È strano che mi aspetti la nebbia. La nebbia bianca. Ma non è un boss. È topazzo. Ce lo ricordiamo. Ma culo a mamma, non me la potevi di tu la strada, no?
Lui sta controllando te. Ah no, non ho saltato. Benvenuto mio caro giovanotto, sono contento che tu abbia trovato il passaggio segreto che porta al cortile del castello. Per aprirlo devi conoscere il simbolo giusto, ma vedo che manca una leva, non funzionerà correttamente in questo stato. È un meccanismo antico e andrà bene solo una leva forgiata nello stesso metallo antico. Senti, forse posso aiutarti, devi cercare mia sorella Topetta nell'oasi di Yaku. Dovrebbe essere facile per te riconoscerla. Sarà vestita con... l'orticale. La nostra è la casa più in alto, è una vecchia asta. Se vuoi arrivare al fabbro della Madonna, se vuoi arrivare all'isola di Iago, avrai bisogno di qualcosa per resistere al caldo incredibile del giorno, ma di notte dovrai prepararti a un freddo estremo, freddo come le montagne più alte. Ora, dove avevi comprato questa armatura che ci stava quella del freddo? L'ha detto Michele di comprarla. Nicola se lo ricorda. L'hai comprata? Sicuro se lo ricorda. Ma leva di merda. Cioè io sono arrivato fino a qua e non puoi fare un cazzo. E no. Guarda, è di un fastidio. Ma poi non è che dice no, dammi una ricomba, fammi felice. Questo gioco non ti fa felice. Cioè Elden Ring a confronto è proprio come sì, se... Sì, ma almeno quando ammazzi qualcuno, cioè, ce l'hai fatta, è frustrante, sì, ma credo che a livello di frustrazione questo lo superi proprio... No, questo batte tutto. È la Madonna. Oasi di Yaku. Perché? Stai in culo ai lupi, Topetta. Che bello. Eh no, questo okay. si aprirà fra 9 ore quando avremo... Questo gioco sa quando punirti, cioè... Sempre. Lo sa fare. Non è che sa fare in una maniera incredibile. Non è che il gioco sa quando punirti, Rocco. Loro ti puniscono continuamente. Che stai fare? Perché dovevo fare la canzone del vento, ma... Vuoi fare la canzone del vento per fare? Per andarmene da qua, perché non mi faccio tutta strada indietro. Allora, mi sa che il punto più vicino a Topetta... No, non ci possiamo andare là. Prima dobbiamo andare a comprare abbigliamento. L'armatura è calda e freddo e caldo. No, freddo ci sta, il caldo non era da sapere. Il caldo del giorno. Caldo ha detto che di giorno devi trovare il coso contro il caldo. Il mio problema... Muore, è aperto. Però teoricamente è notte. Se non fasiamo, ci serve soltanto quella del... Del freddo. Che ha fatto? Ah, puoi fare il giorno e notte. Non te lo dice da nessuna parte. Alla locanda. Non quindi mo andiamo al mulino di porco 2. Alla locanda cambia il tempo. No, io lo sapevo, ma era bloccata perché questa telecamera non ce l'aveva. Ha detto torna quando stanno volanti. Cioè, quindi praticamente il fatto che il topo ti ha mandato nel deserto ti ha sbloccato le camere alla locanda. No, non credo. Sì, credo che... Noi ci abbiamo parlato lo scorso gameplay, Nick, e ti diceva che le camere erano bloccate. Sì, ma è troppo punitivo. Io perché dovrei ricollegare quella cosa alla locanda di Dio? Mo' perché Nicola ci è andato a culo là dentro. No, ma è terribile, è terribile. Io lo so che l'ho messo in flop quest'anno, ma ce lo metto pure nel 2022. Non me frega niente. Anche Baldo sarà flop pure l'edizione del 2023. Se lo continuiamo a giocare anche nel 2023, cosa? Plausibilissima. Questo gioco. Però sai che bello quando lo finiamo. Madonna. Che se non dirà. No, non tira la soddisfazione. No, a me niente, nessun tipo di vuoto. Ma proprio zero. Penso di sì. Anzi, sì. Guarda che questo Baldo è il terzo canale. È l'emblema del terzo canale, Baldo. L'unica in grado di sbloccare la mia ruota. Deve trovarsi nel castello, forse nella parte abbandonata dietro al secondo giardino. In effetti ha senso, se avessi un'arma così potente, anch'io la terrei lontana da sguardi indiscreti. È vero, noi da lei ci siamo già andati. E voleva tipo che... ma noi al castello... Il martello per rompere. Ma non si apre. Dobbiamo andare al castello dietro il secondo giardino. È chiuso. È chiuso da millenni, credo. Ma io pensavo che mi avesse.
Ma abbiamo guadagnato qualcosa in questo gameplay? O è soltanto... No, di sì. Però dico, almeno una cosa utile ce l'abbiamo presa. Avendo, Intanto si sente Fry che piange. Perché piangi, Fry? Ha perso una palla. Hai perso la palla. Ce l'hai la palla? Avrò visto qualche altra palla. Avrà visto palla. E abbiamo un problema. Abbiamo un problema grosso. Grosso, perché io non so come si accede a dietro al castello. Bene, ragazzi, con questo problema grosso noi chiudiamo questo gameplay di Baldo. Probabilmente continueremo nel pomeriggio, chi lo sa. Ehi, che c'è? Però Fry è felice, è felicissimo. Ti piace Baldo? Ti piace Baldo, Fry? È bello Baldo. Alla prossima. Porca puttana.